Domandiamoci adesso perché ha ancora senso guardarci indietro storicamente. Se vedete un'opera come questa, un'immagine come questa, è un gioco di storia dell'arte, dove fra l'altro di storia dell'arte greca e romana non c'è proprio niente, mostrando con ciò quanto sia grande. Qui c'è Michelangelo, qui c'è Duchamp, qui c'è Caravaggio, eccetera, ma non c'è nulla di storia dell'arte antica. In un'opera come questa ci fa sorridere perché rende simultanee opere molto lontane da loro nel tempo, perché siamo così abituati a pensare storicamente che le vogliamo distaccare l'una dall'altra. Infatti il gioco consiste nell'individuare le singole componenti di questo gioco. Dobbiamo imparare a guardarci intorno discriminando storicamente. Un ultimo punto con cui concluderò. Anche nel Rinascimento l'ascesa sociale degli artisti e la loro autonomia trovò appoggio nella gloria degli antichi maestri greci, ma la diffusione della cultura antica era anche collegata all'insegnamento dell'arte. Già Aristotele, nella Politica, dice che per l'educazione del cittadino, accanto alla conoscenza della grammatica e della musica e alla pratica della ginnastica, bisogna aggiungere lo studio del disegno, in quanto utile per meglio giudicare le opere degli artefici. Uno statuto alto dell'insegnamento di storia dell'arte che già nell'antichità aveva cominciato ad affermarsi. Ora, per intendere storicamente il mondo che ci circonda, ma anche per poterlo tutelare e conservare per le generazioni future, la storia dell'arte ha un significato politico e una utilità sociale anche oggi. Un significato politico, ma scarsa utilità sociale, hanno anche le riforme scolastiche che riducono crescentemente il ruolo della storia dell'arte. Domandiamoci per finire, ma a che cosa serve la storia dell'arte? La prima risposta è la più semplice, la più vera. Come tutte le scienze, in particolare le scienze storiche, serve per capire, per orientarsi nel mondo. In un mondo come il nostro, inondato di immagini, e per non subirle passivamente, per guardare le immagini che ci circondano, per esempio quelle della pubblicità, per esempio quelle della politica, sapendole smontare, ricostruendone i meccanismi di persuasione. Il quadro che è ora sullo schermo è un quadro del 2010 di David Hockney, che molti considerano il più importante pittore vivente. Hockney ha dichiarato la sua fonte, e la sua fonte è questo quadro di Claude Lorrain, Il discorso sulla montagna, circa 1656. Quando Gayford gli chiede perché ha scelto questo quadro, Hockney risponde: perché è un quadro inconsueto per Claude, è diverso da tutti gli altri, non c'è nessun paesaggio così come lui, chissà perché. Questo grande in lui, in que solo in questo quadro, il grande spazio è da un lato e la montagna è in mezzo. Ero molto incuriosito da questo particolare, non lo capivo, perciò ho voluto dipingere. Questa montagna viene probabilmente da un paesaggio, da un modello antico, il paesaggio nilotico di Palestrina, scoperto almeno a metà del Cinquecento, che Claude non poteva non conoscere. Insomma, un quadro contemporaneo fatto con alta tecnologia da un pittore del nostro tempo, nel 2010, non potrebbe esistere senza un quadro del Seicento, che non sarebbe quello che è senza un mosaico di oltre 2000 anni fa. In un ventaglio di 20 secoli dobbiamo guardare per cominciare a capire qualcosa. Tecnologia e pittura, disegno e colore, antico e moderno, paesaggio e figura si intrecciano in una storia avvincente su cui potremmo parlare ancora molto a lungo. Insomma, la storia dell'arte serve a capire. Per capire cosa? A capire non solo i quadri, ma le città in cui viviamo e i nostri paesaggi. A capire il rapporto città-campagna, a capire il rapporto fra l'uomo e il mondo, fra noi e la storia, fra noi e il futuro. Perché se così non faremo, saremo come i ciechi di questo quadro. Saremo, è l'uno di noi che guiderà, che guida gli altri, ci porterà tutti, come sta accadendo oggi, nella fossa. Grazie.